Uè, siete su Barbaruffa e vi voglio raccontare di un aneddoto che mi è successo mentre stavo chiacchierando con Simone Tempia, l'autore di Vita con Lloyd. Mi piace avere Simone nei miei contatti di Facebook, semplicemente perché lui commenta delle cose che apparentemente sembrano molto triviali, molto superficiali, senza valore, delle nuge, insomma. Riesce a fare delle considerazioni intelligenti con un certo valore, insomma, riesce ad approfondire e a trarre il massimo da queste sciocchezzuole di attualità, no? In questo caso si stava parlando del Grande Fratello, degli sponsor che stanno abbandonando questo programma qui, che è iniziato oramai, non ha bisogno neanche di presentazioni, tutti sappiamo cos'è il Grande Fratello come programma televisivo. Tanti, tanti sponsor del tenore di Fratelli Beretta, Bella Oggi Italia, Aran Cucine, Screen Hair Care e soprattutto Nintendo hanno deciso di chiudere i rubinetti del Grande Fratello. Il motivo, ma diciamo la verità, del motivo non ci interessa neanche tanto. Un episodio di bullismo, sedicente bullismo all'interno della casa del Grande Fratello, anche se c'è da dire, malpensando si fa peccato, ma spesso uno ci azzecca. Malpensando mi verrebbe da dire, chissà quanta verità c'è dietro le scene che vediamo ogni giorno in televisione, nei programmi cosiddetti reality, no? Chissà quanta, eppure questo episodio di bullismo è bastato per spaventare via gli sponsor che non vogliono assolutamente vedere le proprie aziende collegate a certi comportamenti di bullismo, a certe visioni di nudo assolutamente non desiderato, eccetera, eccetera, eccetera. Mo, il Grande Fratello, a livello di marketing, a livello di produzione, è stata una genialata, semplicemente perché con due soldi, veramente con due soldi, qua sarebbero quattro, così sono due, riesci a fare dei grandi ascolti, mettere della gente in una casa, incuriosire gli spettatori per vedere che cosa sarebbe successo, è una bella idea perché hai bisogno solamente dei tecnici per far andare tutte quante le telecamere. Ma di per sé di grandi talenti non ne hai bisogno, di gente che deve inventarsi ogni volta qualcosa, non ne hai veramente bisogno. E quindi con due soldi riesci a creare tutto quanto un business, a generare tanti soldi, banalmente, a generare le magliette, a generare tutto il mondo del Grande Fratello e del para Grande Fratello. La Jalappas ha generato un sacco di soldi, un sacco di ascolti con Mai Dire Grande Fratello e alcune storie sono rimaste veramente nella memoria di tutti quanti perché facevano obiettivamente ridere. E perché no, il Grande Fratello all'inizio è stato anche una bella ondata di freschezza. Ma adesso, e questa è una considerazione che mi ha aiutato molto a fare Simone, anzi, diciamo la verità, è più una sua considerazione. La buona educazione forse torna di moda? Forse è quello che stiamo vedendo e chi meglio dell'autore di Vita con Lloyd e di In viaggio con Lloyd, i libri che fra l'altro potete reperire qui in descrizione su Amazon, chi meglio di questo autore ci può dire che il bon ton, la buona educazione sta tornando un po' di moda. Vita con Lloyd e In viaggio con Lloyd sono dei best-seller che sono inchiodati fra i 100 libri più venduti di Amazon da più di un anno. È un libro che piace, sta piacendo e che sta portando Simone Tempi ad avere un successo molto importante, ad avere anche un peso mediatico importante. Probabilmente quello che sta succedendo è che la gente si è veramente stancata del trash in prima serata. Il che non significa che il trash non dovrebbe esistere. Mi piace la metafora del Big Mac e del ristorante stellato. Ogni qualvolta mi trovo con degli intenditori, per esempio, ecco, quando si parla di film, c'è l'intenditore che ti parla di Fellini quando invece stiamo discutendo dell'ultimo film della Marvel.
Ecco, io quell'interlocutore lo inquadro come una sorta di dinosauro che non ha capito che quella di Fellini e quella del film Marvel sono due esperienze molto diverse, così come quella del ristorante stellato e del Big Mac. Non è possibile paragonarle in modo così diretto ed è bello avere ristoranti stellati proprio perché ci sono i McDonald's. Così come è bello andare al McDonald's quella volta ogni mese, ogni due mesi, per evasione, per concedersi un po' di schifezzine così. Anche il trash è importante, deve esistere, proprio per igiene. Il trash come evasione dal buon gusto, evasione da tante cose, una carnevalata, volendo. Però è importante, forse anche desiderabile, che il trash esca dalla prima serata, esca da questa sorta di esclusività che ha avuto nel corso degli ultimi anni. Come mangiare il Big Mac tutti i giorni, di sicuro non fa bene. Le buone maniere che ritornano di moda, il trash che ha stancato. Voi che cosa ne pensate? Che cosa ne pensate magari di alcuni canali YouTube che erano partiti bene e sono finiti male? Oppure il contrario, che erano partiti malissimo e poi si sono ripresi? Secondo voi le buone maniere possono esistere su internet? Hanno ragione di esistere su internet e nei media? Scrivetemelo nei commenti. Siete stati su Barbarossa. Alla prossima!